Siamo sempre in onda, sono con Michela Romazzotti, protagonista di Una famiglia di Sebastiano Riso. La prima domanda che ho fatto a Sebastiano e che faccio anche a te è: questo film si pone il più grande interrogativo di oggi, cos'è una famiglia? Se lo chiede tanto, ce lo chiediamo tanto ultimamente. Penso che miglior titolo non poteva essere, insomma, non poteva dare un miglior titolo. E il titolo migliore, perché no, uno si aspetta una famiglia, invece poi dopo che vede il film è una famiglia diversa, no? E una coppia, lui mette in scena un legame patologico, un legame morboso, e crudele, dove c'è sopraffazione, e dove lei è una donna che sembra non avere che il suo Vincenzo, che è il suo marito, che è il suo amante, è suo fratello, è il suo amico, ma anche il suo padrone, il suo carceriere. Quindi mi piace l'idea che si chiama una famiglia, proprio perché ce ne sono tante così. Prima in conferenza stampa hai detto: a me non piacciono le eroine. E questo mi ha fatto pensare che durante il film, all'inizio, credo che sia automatico purtroppo giudicare, no? Pensare come si fa a resistere a una situazione del genere. E poi è proprio quello il punto, no? Che si tende a pensare sempre così e poi dopo può capitare anche a te. Quindi mi chiedevo che percorso hai fatto, appunto, come l'ho fatto io magari da spettatrice. Come è stato per te interpretare questa donna? Ho pensato che Maria non avesse appunto passato, che avesse solo Vincenzo, lei non vede nessuno che il suo Vincenzo, e l'ho immaginata comunque complice di una cosa, in realtà di un progetto che lei non ha deciso ma ha accettato, e però anche complice di un suo progetto, suo, intimo. Lei all'inizio del film la vediamo meditare in un percorso di ribellione, di emancipazione. È questo che mi piace del personaggio, che cambierà nel corso della storia, che si ribellerà, e lei sarà veramente una donna libera solo quando finalmente si scrollerà di dosso questo continuo reiterarsi di sesso, di gravidanze, di espulsione del neonato e di vendite, e lì sarà finalmente la sua presa di coscienza. Io ho lavorato cercando di pensare a una bambina. Al massimo lei è madre di se stessa, non è mai stata madre, nonostante ne ha fatti molti di figli. Quindi pensarla bambina, pensarla indifesa, pensarla buona, pensarla mite, puerile e innocente, talmente innocente da essere complice di un crimine, diventare criminale. È doloroso fare questo tipo di percorso perché è così coinvolgente? Ma guarda, è successa una cosa bellissima, non mi è mai successa, anzi, non è che non mi succedeva. Sono 20 anni che faccio questo lavoro e per la prima volta mi è capitata una cosa molto bella, che avevo interpretato un personaggio drammatico e tornavo a casa sorridente, felice, perché durante il percorso, il tragitto che partiva dal set a casa mia, mettevo delle canzoni stupide, sceme, che neanche vi sto a dire, ma cose che dici, ma com'è possibile? E io le canticchiavo, urlavo, mi divertivo, fischiettavo, ridevo ai passanti, e queste cose mi davano modo di esorcizzare un po' il dolore, il dramma. Invece purtroppo nel passato mi è capitato, forse come anche a tanti miei colleghi, di trascinarmelo dentro, e questo per me credo che sia la cosa peggiore, perché ti rovini un po' la vita, la rovini anche a chi sta accanto, quindi questo film mi è servito per questo. Quindi sei cresciuta come in tutti i film, si fa sempre un passo in più. Sempre un passo in più, e questo è stato il grande passo del dividere proprio finalmente, dato che faccio spesso, anzi sempre, quasi sempre, personaggi drammatici. Michela, grazie mille, in bocca al lupo per Una famiglia di Sebastiano Riso, qui a Venezia 74, io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, The Festival Insider. Ciao. Grazie.